La cittadella regionale di Catanzaro ha ospitato nell'ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2018 il convegno dal tema Asset Intangibili e nuovi modelli di sviluppo economico e sociale, un evento promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, e patrocinato dalla Presidenza della Regione Calabria, considerata la significativa rilevanza e l'interesse pubblico della manifestazione, in coerenza con le finalità istituzionali della giunta guidata dal presidente Oliverio e i principi di crescita economica, sociale e culturale della comunità calabrese. L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, con oltre 180 organizzazioni e reti della società civile, promuove anche quest'anno il Festival dello Sviluppo Sostenibile. In Calabria sono in programma complessivamente 11 eventi. La regione ha ospitato un'intera giornata dedicata ai modelli sostenibili di sviluppo economico e sociale. La sostenibilità è prevalentemente un fatto culturale, non è soltanto un discorso tecnologico, no? Lo dicevamo, la tecnologia riguarda le economie lineari, come faceva vedere prima la Presidente dell'APCO, cioè la possibilità di smaltire i rifiuti è sicuramente un elemento di tecnologia. Ripensare invece i processi in modo circolare è un elemento prevalentemente culturale, cioè siamo noi che in qualche modo dobbiamo avere la capacità di mettere al centro una nuova visione di progettazione. Oggi, dal suo punto di vista, dai suoi studi, dalla sua esperienza e competenza, in che modo possiamo considerare il nostro atteggiamento rispetto ad una presunta sostenibilità che racchiude un po' i tanti punti che lei ha esposto? Certo, ma ripeto, il fatto che sia un elemento culturale è importante, a cominciare da noi stessi e dalle nostre famiglie, ad esempio, no? Cioè, quanto noi, per esempio, consumiamo in termini di risorse complessive. Quante in effetti di queste poi vengono riciclate? Pensiamo al fatto che molte delle nostre case hanno ormai impianti, per esempio, di generazione mediante fonti rinnovabili, le automobili stanno diventando anche eventualmente automobili elettriche, quindi con sostenibilità maggiore. Quindi i La nostri strada è giusta comportamenti, quella che la strada abbiamo è giusta. intrapreso? Quello che probabilmente io riscontro come vero argine in questo momento a dover travalicare è lo scoglio culturale, cioè noi dobbiamo cominciare a pensare in ottica sostenibile, i comportamenti diventano poi una conseguenza.